Fondamentale, come avete visto nella preparazione dell'attrezzatura, avere il minimo essenziale, cioè da camminare nel bosco e magari lungo il letto del fiume. Quindi guadino, tassativamente no kill, una canna, zainetto dove, non conoscendo con che artificiali possono mangiare, ho portato anche magari qualche artificiale in più per avere dietro tutto il necessario per poter pescare. Siamo arrivati sul punto di pesca, due informazioni da Luca su cosa utilizzare. Non l'ho mai pescato in questo tratto, ok, è un torrente di un Appennino, e quindi posso avere due dei miei personali, ma Luca lo conosce come le sue tasche, quindi due consigli da lui. Luca, che artificiali mi consigli di usare? Quindi che mi innova? Guarda, ci troviamo sì su un torrente, ma un torrente che presenta buche importanti e prediligono molto spesso esche di dimensioni generose, quindi io ti consiglio di utilizzare degli artificiali abbastanza grandi che possano andare ad insediare pesci grandi. Chiudiamo questa. Prendiamo questa dove abbiamo i Backing Native. Backing Native è un minnow che nasce per il torrente, per questa tipologia, cioè mi parli quindi di buche profonde con una discreta portata d'acqua e con pesci importanti, quindi abituati a predare su probabilmente foraggio di discrete dimensioni. Esatto. Partiamo con questa colorazione naturale, Backing Native 8 cm, 10 grammi con montato in coda i nuovi assist senza ardiglione. I nuovi assist senza ardiglione ci permettono di slamare molti meno pesci rispetto all'amo singolo. Posto spettacolare, sembra di essere in una cartolina. Eccola, bellissima, che mangiatona, recuperata lenta sul fondo, wow. Ah, bellissimo pesce, guardate che fario, guardate che colori, una livrea bellissima, prima cattura della Ventasso Fishing Experience. Luca, due parole su questa trota? È una bellissima trota, una bellissima fario mediterranea, guarda che bella punteggiatura fine che presenta su tutto, bella davvero. Su tutto il lato, e adesso si vedono meno perché noi l'abbiamo tirata fuori da quello che è il suo ambiente naturale, certo. Ma finché era in acqua si vedevano delle bellissime bande laterali di colore più scuro. Direi anche una cosa, Luca, che è importantissimo, soprattutto noi pescatori piace, guardate le pinne, bellissime, quindi molto belle anche le pinne, molto bello il muso, molto bello, un pesce bellissimo e sanissimo soprattutto. E ora la rimettiamo nel suo bucone. Eccola un'altra, oh! Sentite la frizione, mamma mia, che forza che ha questa! Guardate che giallo che c'è in acqua, bella! Ah! Luca, ma sto posto è strepitoso, ma dove mi hai portato? Luca era convinto che ci fosse un solo paradiso delle trote che nelle Alpi, ora invece posso dirti che ce ne sono due di paradisi delle trote e l'altro è sull'Appennino e ahimè vicino a casa mia. Beh, io spero allora che possiate tornare spesso a trovarmi e io sarò lieto di accompagnarvi. Sicuramente, sicuramente sarà un posto che non dimenticheremo, soprattutto per la bellezza di questi pesci. Luca, due parole su questa differenza tra la trota mediterranea e la classica fario che tutti siamo abituati a pescare. Beh, la cattiveria nello sguardo della mediterranea è unico, se ci fai caso. Infatti, e se ci avviciniamo. Permettimi se ti interrompo, guardandogli il muso sembra proprio arrabbiata. Giusto? Sì, sì, esatto, se noi ci facciamo caso l'occhio è contornato da quella che viene chiamata bandit mask, ovvero questa colorazione nera che ha davanti e dietro l'iride, e questa è caratteristica, è una delle tante caratteristiche che contraddistinguono la Mediterranea ad esempio da un'Atlantica. Allora Luca, una domanda, abbiamo fatto 5-6 lanci e praticamente ogni lancio vediamo un inseguimento o due, quindi sembra veramente la mecca delle trote, spiegaci com'è questo fatto di tanto pesce in questa buca e perché. Come sai bene Marco, stamattina saremmo dovuti scendere più a monte in un altro tratto. In quello che chiamavi il canyon.